buongiorno, ce l'ho fatta, sono in giro con il camper, rido perché voi lo sapete che è stata un'esperienza sperata da tanto tempo, sembrava non arrivasse più. Sono a Pesaro, in Italia ovviamente, sull'Adriatica, sono in un parco bellissimo, in un camping ovviamente, il mio terzo camping, sono in giro da 3 giorni. Ciao Katia, ce l'ho fatta! Mi piove dentro, per 2 notti abbiamo dormito con la doccia in casa, però stamattina sono riuscita a preparare la diretta. Aspetta un attimino, così ci sono ovviamente dei prodotti che non trovo, sono talmente ancora in alto mare con il mio, con la mia sistemazione in camper, che dovete avere un po' pazienza. Tanto comunque la guardate in diretta, poi se manca qualcosa me lo dite e ve lo posto. La nostra carissima Katia, che in questo momento è la mia unica ospite in diretta, ha fatto una presentazione su quali oli portare in vacanza, se non sbaglio, giovedì. Ciao Lynn, amore, come stai? Allora, quali oli portare in vacanza o in viaggio? Non è che le vacanze, ciao Carla, sono sempre vacanze, possono essere anche dei viaggi di lavoro, dei viaggi, dei weekend, quant'altro. Ovviamente do sempre per scontato che mi conosciate tutti, ma non è così. Mio nome è Karuna, sono insegnante di yoga, di meditazione e coach da 3 anni, buon dì cara. Utilizzo questi splendidi oli essenziali. Allora, cosa assolutamente volevo farvi vedere, cosa portare sempre con voi, sono delle cose molto, molto basilari. Io parto dal presupposto che porto via tutto, ho portato via qualsiasi cosa io avessi, l'ho portata con me. Io ho sempre viaggiato molto, moltissimo, io viaggiavo con lo zaino, ho iniziato presto da ragazzino, ho già fatto un paio di volte, chiamiamolo così, il giro del mondo. Averli avuti questi prodotti prima, perché mi sono spesso fatto male o sono spesso stata male, ciao Emilia, e ricordo in Thailandia, poi infatti ho già preparato a scrivere anche l'articolo, quando ero in Thailandia ricordo che venne a trovarmi mio nipote Riccardo e passammo giornate intere, se non quasi tutta la durata della vacanza, con la diarrea. Con la diarrea, è stato orribile, poverino, il suo primo viaggio diciamo lontano da casa, e poi in Asia, in Thailandia, se l'è goduta moltissimo, siamo andati a trovare gli elefanti in un parco protetto dove vengono salvati, però ci siamo portati dietro questo fastidio, mentre invece è veramente così semplice con questi prodotti sopperire a tutte queste situazioni che possono rendere la vacanza abbastanza, a volte anche traumatica, e poi manca veramente, basta pochissimo. Ci sono alcune cose che dovete veramente portare sempre con voi, dico proprio dovete, perché tipo un kit così piccolino, molti di voi lo conoscono, è un piccolo succetto con 10 oli dentro, 10 oli di base che già possono sopperire a tantissime cose, poi ci sono alcuni oli che potete aggiungere. Partendo dal presupposto che questi sono oli assolutamente puri e terapeutici, stamattina facevo sentire patchouli a una signora che non sopporta patchouli per motivi di memoria, antica memoria, quando gli ho fatto sentire il nostro, dice, ah, però è diverso, non mi dà nausea, non mi dà fastidio, perché siamo abituati ai profumi sintetici, e questo lo diciamo continuamente. Ci sono alcuni oli di doTERRA che non si ingeriscono, ma solo perché c'è sempre dentro magari qualche olio, qualche pianta, tipo il Serenity non si ingerisce perché c'è il legno di cedro, e il legno di cedro non si ingerisce, o magari in una qualche miscela c'è la canfora, come nel Deep Blue, oppure come nell'Erce, Ravenzara, che è ottima per i polmoni, ottima per un sacco di cose, però non si ingerisce. Ecco, quando non si ingerisce è solo per questo motivo. Io porto con me anche cani e gatti, pertanto anche con loro posso sempre aiutarli in un qualche modo. Ci sono però degli oli essenziali che per cani e gatti non vanno bene. Poi li potete usare anche sui bambini, e ricordate sempre una cosa, la diluizione è necessaria. Mai dare ai bambini direttamente gli oli, ok? Allora, che cosa non dimenticare mai, soprattutto se pensate di andare in un clima tropicale, se pensate di andare al caldo? Il Terra Shield, che lo potete usare come spray, proprio già pronto come spray, che tra l'altro, come diceva la Katia,
buono proprio come profumo. Io ieri sera ad esempio l'ho messo sulla tenda, adesso non la vedete, proprio la tenda di entrata, perché vedevo che cominciavano magari a entrare qualcosa, io ho tenuto sempre aperto, l'ho proprio spruzzato direttamente sulla tenda, così anche nel camper c'era un ottimo odore. Un'altra cosa che assolutamente da portare sempre dietro è lo spray di On Guard, chi la conosce è una miscela eccezionale, una miscela per il sistema immunitario, si beve, si mette nell'acqua, buongiorno Ilaria, si mette in acqua, adesso stamattina l'ho messa di nuovo sotto la lingua direttamente per mostrare, io poi chi mi conosce lo sa che ne bevo tantissimi perché li faccio anche vedere che si possono bere. Questo spray qui ad esempio non è dato per bere, ma anche se lo faccio non succede assolutamente nulla perché è puro, ok? Non succede niente di male. Io avevo una signora che mi dice: ma io un gardo me lo spruzzo sempre in gola. Ecco, questo magari no, non sempre, lo potete fare voi e così lo potete spruzzare in gola. Però qui adesso non ricordo bene cos'è che c'è, per cui doTERRA non lo passa come da poter ingerire. Su questo libro, ce ne sono anche di più piccoli, io porto la mia Bibbia, comunque sempre in Modern Essence, che mi ricordo dobbiamo tirare la carta, ciao Maria, potete trovare anche sempre la descrizione se sono da ingerire o non sono da ingerire. Ecco, questi sono diciamo la base. Poi abbiamo un altro olio che non dovrebbe mai mancare, a prescindere dal Covid, dai virus, poi vabbè, per i virus penso di aver già postato tanto, per il sistema immunitario e quant'altro, abbiamo la miscela Purify. Ok, io cosa faccio? Questa è la mia miscela per le pulizie, io non uso nient'altro, io uso questa. Poi ho il sapone di Ongar che adesso non ho portato, che io lo uso per le mani, lo uso per pulire, è già pronto, è liquido e con un dispensatore semplicemente ci schiacciate sopra. Io ce l'ho dappertutto, anche quando sono fuori, quando svuoto la toilette, quando vengo dalla doccia, quando vado all'aperto a fare i miei servizi. E qui dentro ho semplicemente On Guard, come vi dicevo prima, la miscela Purify, poi ci potete aggiungere della mela leoca, del limone o lemongrass, quello che è, con un po' di aceto di mele o del citrico, dell'acqua e del bicarbonato. Io le mie pulizie disinfetto tutto così, non ho bisogno di niente altro, pertanto portate con voi tutto quello di cui avete bisogno senza riempirvi di detersivi e quant'altro. Di On Guard ci sono tantissimi prodotti, ad esempio il dentifricio, che è ottimo anche per evitare tutti quelli che sono i problemi alle gengive. C'è il marito della Teresa Harding, che detiene l'80% di noi consulenti e clienti dell'azienda doTERRA, proprio perché è arrivata dall'inizio. Lui è un dentista e lui diceva che già soltanto facendo usare ai suoi pazienti sempre il dentifricio On Guard ha riscontrato una diminuzione proprio costante dell'usura dei denti. Poi in vacanza, aria condizionata, non aria condizionata, io non ce l'ho nel camper se non quando guido. Allora, le caramelline, abbiamo le caramelline sia di Air che di On Guard, che servono anche contro la tosse e qualsiasi problema alla gola. C'è mia mamma che lei ha sempre avuto problemi con la gola, infatti si pensava sempre fosse la tiroide, ne abbiamo fatte di visite, adesso non ne fa più, usa le caramelline On Guard e Air. Ciao Katia! E mia mamma non ha più problemi di gola, prima le si gonfiava addirittura, adesso appena sente che ha un pizzichio, un qualcosa che le dà fastidio, lei li prende, punto. E poi abbiate sempre con voi, adesso vabbè, io eccezionalmente ne ho uno piccolino, un diffusore, mettete, questo è proprio quello piccolino portatile da auto, non si può comprare, questo si riceve, si può magari comprare alle fiere, alle convention, l'avevamo ricevuto tempo fa in regalo, però ci sono anche altri piccoli diffusori che potete portare sempre con voi. Io lo faccio andare sempre tutta la notte, perché comunque di notte mi attacco anche alla corrente e funziona. Un altro olio che assolutamente è da portare, ciao Augusta, da portare sempre con voi è la lavanda, perché ha molteplici funzioni. Infatti molti di questi oli di cui vi parlo sono già compresi nel kit di base. La lavanda contiene tantissimo linalolo, che è un componente chimico, attenzione, quando si parla di chimica in questo caso non parliamo della chimica sintetica ma della chimica naturale, contiene linalolo, e linalolo è lenitivo e calmante sia per il nostro sistema nervoso ma anche
per tutti i centri nervosi, perciò può aiutare ad esempio contro le scottature, quando vi punge una zanzara da mettere sopra. Qualcuno lo usa addirittura contro le zanzare, anche se però avendo Terra Shield usiamo direttamente quello. Però mettiamo che a un certo punto ci prende comunque uno o ci ha preso, non ci siamo ricordati, come spesso accade. E attenzione alle zanzare, io in Cambogia presi la dengue ed è veramente tosta, e io l'ho presa in uno stadio molto molto duro, che mi durò per un anno, e tutto il mio viaggio poi in Asia fu proprio difficile grazie a questa malattia tropicale che si prende come la malaria dalle zanzare. Perciò cerchiamo di proteggerci, anche se da noi non esistono quelle malattie, però comunque ci sono altri tipi di, io mi ricordo dei bambini che quando vengono punti dalle zanzare dopo si rovinano tutta l'estate, ecco, in quel caso lì ci proteggiamo. E poi utilizziamo sicuramente la lavanda, qualcuno dice anche la melaleuca, okay? Io ho ottime esperienze con la lavanda, pertanto, anche perché la uso sia per le scottature, le ferite aperte, parliamo proprio di ferite aperte, mentre tanti oli si mettono sulle ferite, sulla pelle integra, lavanda, melaleuca, incenso si possono mettere, o anche l'icrisio, direttamente sulle ferite aperte. Allora, poi ci sono anche gli oli che ci possono aiutare durante i lunghi voli, gambe gonfie. Di sicuro abbiamo sempre il cipresso, che non si beve ma si può applicare direttamente, l'elicrisio. L'elicrisio a volte può essere un olio un po' prezioso, non tutti ce l'hanno dietro, io ho la fortuna di averlo anche già in roll-on, lo posso massaggiare già diluito. Io adoro sentirlo proprio. Elicrisio è un piccolissimo fiore giallo che viene dalla Corsica nel nostro caso, perché doTERRA comunque produce gli oli laddove sono, ciao Daniela, dove sono autoctoni, in questo caso l'elicrisio dalla Corsica. Potete fare dei massaggi, perciò non è che dovete portarvi via tutto l'ambaradam, prendete quei vostri ventine di olio, ci sono delle borsettine carinissime da portare sempre con voi. Poi ci sono delle pochettine piccole, ad esempio in questo caso la mia, sono quelle anche che potete portare sempre con voi nella borsetta. Potete preparare delle piccole fialette da 2 ml, mettete sopra lo stickerino così vi ricordate cos'è. Questa ad esempio può stare sempre in borsa, piuttosto che borse più grandi, oppure come dicevo prima anche solo un kit così di base, lo rimettete nella sua scatola e ve lo portate in giro, però dopo sempre ci aggiungete altri oli. Anche la melaleuca, che adesso vabbè, si richiama di nuovo T3, la melaleuca potete preparare i vostri spruzzini, ad esempio anche sia melaleuca che On Guard, se proprio amate l'igiene e l'inverosimile, spruzzate sui materassi in modo tale da disinfettare un attimino. Io dico sempre, già con voi avete preparato uno spray come questo che uso per le pulizie, portatevelo in giro, spruzzatelo dappertutto. Io ho sempre avuto la fissa di pulire i bagni, ovunque io vado devo pulire i bagni, mai usato candeggina, mucchina, l'isoform, mai, sempre stata per le cose naturali. A volte basta acqua e bicarbonato, un po' di aceto, però io aggiungo anche gli oli essenziali, perciò potete sprayare bene bene questi, oppure anche quel sapone che vi dicevo con il dispensatore, potete usare quello lì. In caso contrario potete usare una melaleuca, un limone, un On Guard, però di base sono quelli, così potete pulire direttamente. T3 si può mettere anche in bocca, una goccia sulla lingua nel caso che cominciate già a sentire mal di gola per queste aree condizionate, soprattutto se si va in certi paesi asiatici. Oh madonna mia, l'aria, o anche in Sud America, l'aria condizionata balla, quando entri in un frigo, quando vai in una farmacia sembra di entrare proprio in una ghiacciaia. Un olio anche che è consigliato, che non è nel kit, è la camomilla romana in questo caso, perché serve anche contro le punture anche di api, di altri insetti, si può usare quello direttamente, però è anche contro i colpi di sole, contro l'insonnia, a volte quando si va in giro, io vedevo ieri sera, io non sono più abituata a sentire tanto i rumori degli altri, e vicino a me c'è il camper, non siamo vicinissimi, però si sente tutto, c'era la bambina che piangeva, oddio, però vabbè, poi ho dormito bene, io ho messo Citrus Bloom e ho dormito benissimo. Però si potrebbero usare anche la camomilla, tra l'altro per le punture, per la pelle eccetera eccetera, potete anche mischiare, cosa che io adoro, camomilla romana,
Sadania, camomilla romana, geranio e lavanda. Io poi il geranio lo adoro, non so neanche se ce l'ho qui, perché lo adoro, letteralmente è un olio che mi fa impazzire. Come fiore non tanto, però come olio è proprio buono, è proprio da portare sempre con sé, può essere usato anche per la menopausa, per le vempate, per tutto quello che è la gestione degli ormoni ed è un altamente un calmante. Qualcuno lo usa anche contro le zanzare, moscerine, eccetera. E potete sempre massaggiarveli o metterli in diffusione. Questa diffusione, diciamo camomilla, geranio e lavanda, è veramente calmante sia per la pelle che per la psiche. Poi un olio che non deve mai 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 mancare. Quando andate in viaggio, ricordate, cioè proprio scrivetelo qui, è il Zen Gest. Zen Gest non deve mai mancare. Questa è una miscela fatta di zenzero, anice, cumino, dragoncello, menta e finocchio. Lo capite già tutto quello che è il sistema digestivo, però anche mal di testa e sinusite, nausea, rigurgiti, gastrite, anche le ulcere. Allora, un olio che davvero, poi l'abbiamo anche sotto forma di tab che si possono succhiare. È forte perché comunque ci sono tante spezie e la mia mamma mia, è buonissima perché c'è l'anice stellato, io lo sento proprio tanto, io lo adoro. L'anice stellato anche c'è, e questo per qualsiasi cosa che ha a che fare con lo stomaco. Quante volte abbiamo problemi di stomaco quando siamo in giro? Va detto che spesso mangiamo malissimo anche quando andiamo in giro, quando siamo in vacanza ci viene voglia. Io ad esempio ieri sono arrivata, gli ho chiesto come al solito, perché sono vegana salutista, una bellissima insalata e tanta verdura, che però ha voluto assolutamente farmi provare una piadina. Io non mangio molti cereali, ma dai, una piadina con le verdure ci può anche stare, però c'erano poche verdure e ciao Sonia e tanta piadina. Mi è rimasta qui praticamente, infatti dopo sono andata avanti con i miei digestivi naturali, poi io Zen Gest me lo arrotolo proprio, me lo srollo direttamente sulla pancia e subito sento proprio l'aria che esce dal mio corpo. Zen Gest funziona veramente all'istante, oppure a volte lo metto anche sui miei seni nasali, proprio per farmi respirare meglio, perciò assolutamente da portare sempre con voi perché può essere utilizzato in tanti modi. Se è già diluito, lo allungate ancora un po' se sono bambine, glielo massaggiate sulla pancia. Se invece lo avete a gocce, lo potete mettere anche nell'acqua o direttamente una goccia sotto la lingua e sa proprio di liquido, perché il finocchio poi sa tanto anche di liquidizia, molto buono. Anche il finocchio direttamente o lo zenzero, se non avete il zengest, avete altri oli, lo zenzero e il finocchio. Funziona molto bene, però io trovo che la combinazione di Zen Gest sia il meglio. Infatti io ho un amico a Milano, lui usa oli essenziali, usa le terapie ayurvediche, lui fa anche massaggi ayurvedici. Finalmente dopo tantissimi anni siamo riusciti a incontrarci e lui ha questo problema di stomaco. Non so se mi sentirà in questi giorni in questo video. E ha sempre mischiato un po' gli oli per vedere quale lo potesse aiutare. E con Zen Gest gliel'ho lasciato, dice però effettivamente ha fatto la differenza, si sente molto meglio e questo è un po' quello che possono fare questi oli. Poi vabbè, si può usare anche direttamente la menta, tra l'altro la menta è un rinfrescante naturale e come diceva Katia giovedì nel suo video, anche quando i suoi bambini avevano la febbre, non diamo subito per scontato che prendiamo medicinali per abbassarla. Io non li prendo proprio medicinali da tantissimi anni, perciò non conosco neanche i nomi. Lei elencava proprio i nomi, io non li conosco perché proprio non penso di aver mai abbassato la febbre in vita mia. È il sistema immunitario che si sta difendendo. Io sono arrivata anche a febbri da 39-40, ve lo posso assicurare per la dengue, ma non ho mai preso niente per abbassarla. Aver avuto una menta mi avrebbe aiutato, perciò ve la potete proprio spruzzare addosso, in poche parole. Potete preparare i vostri spraietti, poi metterla in diffusione e spruzzarvela proprio per rinfrescarvi. Questo anche quando fa molto caldo, molto versatile. E poi comunque aiuta anche tutto quello che è la digestione, la respirazione, la sinusite, mal di testa, tutti i dolori e ancora tantissimo. Un olio che in vacanza per me è di vitale importanza, anche se ne ho usati tantissimi in questi giorni, è il basilico. Il basilico è un antistress per eccellenza e per una stacanovista come me
è ottimo perché aiuta proprio a distressarsi un attimino, però serve anche contro il mal di orecchio. Io a mia mamma gli ho sempre fatto una miscela di doTERRA con zenzero, basilico, altri due o tre oli, elicrisio e ancora un altro che adesso mi sfugge, forse il cipresso. Gliel'ho sempre dato per le vertigini. Mia mamma praticamente sì, adesso qualche volta ne ha ancora qualcuna perché nel frattempo non gliel'ho più dato, ma mamma era non smesse le vertigini, tanto che addirittura è ritornata in mare con il bastone da sola. È incredibile perché mia mamma non voleva più entrare in acqua. Quando andavamo al mare io la prendevo, la tenevo, dicevo mamma dai ti aiuto io. No, no, paura, paura. L'anno scorso da sola con il suo bastone è entrata in acqua. Adesso a casa mia, chi mi conosce lo sa, a Lugano, con il suo tutore, lei si fa perlomeno 2-3 km quando esce al giorno da sola perché non ha più dolori, 88 anni, non ha più dolori, non ha più le vertigini, l'acufene è quasi andato via. Ecco, io curo mia mamma al 100% solo con gli oli essenziali o comunque con i prodotti doTERRA che non sono solo oli essenziali ma anche integratori. Tornando alle vacanze, io ho iniziato a dare gli oli essenziali, adesso cos'è, luglio? Esattamente 3 anni fa, a luglio, io sono arrivata in Puglia e ho cominciato, ho portato centinaia, almeno 300 euro di oli essenziali, li ho dati a mamma e ho provato a farle proprio una lista che lei poi seguiva passo passo. Qualcuno dirà, è fortunata te che ti ascolta. No, mia mamma non è che mi ascoltasse, però pian piano sono riuscita insomma a insegnarle. Oggi li usa, anche se non ricorda sempre tutto, però li usa proprio perché deve diventare un'abitudine. L'elicrisio, ne abbiamo già parlato un attimino prima, che vi dicevo io lo adoro, è un olio anche magari da portare in giro. È un olio prezioso, non è uno di quelli che abbiamo sempre in casa, però se l'avete, viene varicose, anche con mia mamma ha funzionato benissimo, cipresso. Elicrisio, vene varicose, una signora di 90 anni, glielo mettevamo sotto la lingua come anticoagulante, stava benissimo. Poi vabbè, hanno deciso di fare diversamente perché non tutti credono nei prodotti naturali. Un vasocostruttore, se avete dei sanguinamenti mettete direttamente l'elicrisio, dopo ci mettete anche della lavanda, della melaleuca per disinfettare e la ferita guarisce in una modalità incredibile. Se è una vacanza un po' stressante, le mie lo sono spesso state perché magari vuoi andare a vedere tante cose e il tempo non è mai abbastanza, purtroppo a volte dobbiamo, cioè, ci tocca, facciamo anche quello anziché semplicemente rilassarci. Allora possiamo portare con noi sempre e poi magari siamo in posti dove ci sono rumori e ci dà fastidio, Serenity e Balance da mettere anche proprio in diffusione sul cuore come un profumo. E anche le capsule per dormire. Balance lo mettiamo, io lo metto sempre, soprattutto sulla fontanella e sotto la pianta dei piedi. Poi l'olio di blu, che è l'olio dei dolori, assolutamente da portare sempre con voi, e c'è anche la crema. In questi giorni c'era un ragazzo l'altro giorno che era in bici e dice: io da tanto che non andavo in bici e mi sono fatta male al ginocchio. Gli ho messo il di blu olio più la cremina doTERRA, questa è il di blu, ed effettivamente dopo un po' che eravamo lì a parlare, dice, però effettivamente, infatti lo stesso giorno hanno ripreso di nuovo a pedalare. Sembrano dei miracoli, ma non è questione di miracoli, è che veramente funziona. Poi il di blu, a secondo della se è un'infiammazione, una contusione e quant'altro, riscalda o raffredda e funziona abbastanza immediatamente. Poi c'è la cremina Correttix, io ne ho due in casa, nel camper, non riesco a trovarle, sono ancora un po' disorganizzata, non ve la posso far vedere, una cremina piccolina, si chiama Correttix, è magica, la mettete ovunque, qualsiasi ferita, un ematoma, io la mettevo addirittura sulla dermatite, la metto anche a mia mamma sulla dermatite, funziona davvero tantissimo, le mamme le adorano, da mettere sulla ferita dei bambini al posto del solito Pepantene, perlomeno in Svizzera si chiama Pepantene, in Italia non so che tipo di crema possa essere, perché ferite, graffi, qualsiasi cosa è veramente perfetta. Una miscela estiva che ho rubato dalla mia upline sono 4 gocce di legno di cedro, 4 gocce di abete siberiano che c'è, e una goccia di cilantro, non troppo perché cilantro ha un po' un odore così. Cilantro però è per coloro anche che vogliono tenere sempre il controllo, no? Che vogliono sempre essere
in prima linea, ma inteso proprio come attività per calmare. Ok? Perciò, come dicevo prima, cioè arriviamo in vacanza e cerchiamo di calmarci, anch'io lo devo ancora fare, infatti mi sto riempiendo di oli. E questa la potete mettere anche in diffusione, potete prepararvi un roll-on. Le diluizioni io non le do perché dipende se sono bambini, se vi piacciono, se lo fate spesso, lo fate solo una volta ogni tanto. Pensate che in un roll-on, questo è un roll-on da 10 ml, ci stanno più o meno 190 gocce di olio, poi lo diluite con dell'olio vettore, in questo caso noi abbiamo l'olio di cocco frazionato che resta sempre liquido, direi che non più di 30 gocce, 30-40 gocce di olio essenziale e il resto olio vettore. E lo usate proprio come un profumo. Stavo guardando se ho portato qui con me la borsettina che io porto sempre con me, piena di oli. Io ad esempio adoro mettere insieme il neroli, per me è calmante, il neroli, la rosa, il gelsomino e la magnolia. Ok? Questi quattro. Spesso la gente mi dice: "Ah, oh no, non mi piace questo, non mi piace quello". Io li metto insieme e creano un profumo meraviglioso. Oppure abbiamo un roll-on già pronto dell'Adaptive, questo è un antistress nuovo per eccellenza, da questo mese si può anche acquistare. Usate anche solo questo direttamente come un Serenity, un Balance. E poi abbiamo questa miscela che anche piace tantissimo. Come vedete, per lo stress potete portare anche dietro questi. Qualcuno dirà: "Ma sono tantissimi". Allora si comincia così: prima ne prendi uno, poi ti piace, poi ne prendi un altro e poi ti piace, poi ce n'è un altro e poi ti piace, e diventa veramente un vostro stile di vita. Questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda, diciamo, lo spray rinfrescante di cui vi ho parlato prima, magari aggiungete anche della lavanda, che è anche lenitiva. Io ve ne ho già detti tantissimi, ve ne potrei dire ancora, ad esempio l'air, che non dovrebbe mai mancare perché è la miscela. Sapete perché ci sono le moto? Ho scoperto perché in questa zona abita Valentino, qualcosa del genere, un motociclista, e allora vengono su questa strada che si chiama la panoramica di più o meno 30 km da Rimini in giù e vengono a fare le loro corse, anche se è vietato, però sappiama che l'essere umano, no? Ama i divieti. Ecco, l'air è la miscela che potete portare sempre con voi, anche magari se andate in montagna, per respirare, e anche da mettere nelle scarpe: melaleuca, limone, menta, air, da mettere nelle scarpe, negli scarponi, quando gli odori non sono proprio sempre così. Soprattutto la melaleuca aiuta anche a togliere i batteri. Io non è che vi posso dire tutto quello che potete fare, perché poi i viaggi sono diversi, però già partendo da un kit di base e piano piano ognuno di voi sa quali sono le esigenze e mano a mano potete aumentare o togliere gli oli che vorrete. Io sono in chiusura, non vi tedio di più perché vi ho già detto tanto, potete prendere nota. Come vi ho detto, io non vi do le ricette: "Ah, prendi 2 gocce di quello, 3 gocce di quello". Per questo vi potete rivolgere alla vostra consulente, a me, potete fare le vostre ricerche. Io vi do solo 2 o 3 informazioni ancora. Giovedì abbiamo sempre Katia su goccia che fa la presentazione su quali oli e come usarli sugli animali. Domenica prossima, in questo momento non so ancora perché con la storia del camper che mi piove dentro, eccetera, sono stata occupatissima, ma ci penserò nei prossimi giorni. Ricordo a tutti che questo mese c'è ancora la possibilità di acquistare i prodotti doTERRA ad un prezzo sempre con il 25% di sconto, e poi chi si iscrive questo mese da agosto con almeno 100 euro di spesa, in agosto altri 100 euro, poi in settembre avrà 100 euro in regalo. Chi è che vi dà così tanti soldi? È una cosa incredibile. Per chi è già iscritto, questo mese c'è il prodotto del mese gratuito. Chi fa degli ordini permanenti mensili, anche piccoli o grandi, a seconda delle vostre esigenze, perché come avete visto non è che parliamo solo di oli da mettere in diffusione, ma di uno stile di vita sano. Non a tutti interessa uno stile di vita sano, ahimè, bisogna anche dire questo. Molti pensano: "Ma no, no, guarda, io preferisco prendermi aspettate, un Dafalgan, un Voltaren". Non ci si rende conto che con il tempo questi comunque creano un sacco di disfunzioni.
Allora, poi questo mese c'è un'altra offerta bellissima dove potete comprare rosa, come vi facevo vedere prima, già pronta, lavanda già pronta e melissa già pronta. Melissa è un olio, vera, ciao Mary, melissa è un olio veramente preziosissimo. Potete comprare già la collezione, ovviamente in questo caso costano di meno. Il Niauli, tra l'altro, è sempre della famiglia della melaleuca, del tea tree, perciò abbiamo il tea tree, la melaleuca, abbiamo il Niauli. E poi c'è anche il Manuka che adesso mi arriverà dall'Australia, grazie, la Christelle me lo porta dall'Australia, così avrò anche quello. Ecco, io penso veramente di avervi detto tanto, portate con voi gli agli in vacanza, anche piccolini, piccolo piccolo che sia, portateli con voi, regalateli, condivideteli perché comunque faranno bene a qualcuno, e comunque fanno bene. Io ne ho già dispensati molto in questa vacanza. Non è una questione di vendita, ma se uno mi dice che sta male, a me viene d'istinto dirgli che c'è qualcosa che lo può fare stare molto meglio. E spero che questo poi diventi un po' un'abitudine per tutti noi. Io vi ringrazio e vi aspetto domenica prossima. Potete sempre anche condividere il mio video con le persone che pensate che ne possano usufruire, sia che voi siate già consulenti o clienti, poco importa, ma continuiamo a spargere la voce delle cose naturali. E per qualsiasi domanda, Katia, io, altri consulenti, Mary, siamo a vostra disposizione. Buona giornata e io cercherò di andare a visitare il mare oggi, ce l'ho fatta. Ciao ragazzi!